Ciao, benvenuta a questo nuovo video. Come vedi sono sempre in auto, ma non ti preoccupare, anche se li vedi in giorni diversi, non è che sono sempre in auto, è sempre lo stesso viaggio praticamente che sto facendo. Infatti ho fatto l'altro video perché il manifesting non funziona, oggi parliamo del perché il manifesting funziona, quindi ti parlo di un esempio, sempre stimolato dalle domande di Alessandro, di un esempio di quando il manifesting funziona e va alla grande. In realtà io avrei un sacco di esempi da fare, ma funziona che sto superando, metto la freccia, cerchiamo di manifestare che arriviamo sani e salvi a Rimini. Cosa importante, potrei fare veramente tanti esempi, ma alcuni esempi sono così forti che se li dovessi fare pubblicamente ovviamente la gente direbbe che sto dicendo cazzate, quindi evito di farlo. Però ti parlo di uno in particolare, che è quello per esempio del militare. Io, siccome sono un old boy di 44 anni, ovviamente io avevo la leva obbligatoria, marina per essere esatto, e come tutti i ragazzi della mia età si mandava il famoso, la richiesta di esonero per motivi di studio all'università, ma quello dura, se non ricordo male, 4 anni, dopodiché il militare devi andare a fare. E allora io, che già conoscevo queste tecniche, ovviamente avevo visualizzato che arrivava la lettera dell'esonero, la comunicazione, in qualche modo che finalmente non ci andavo. Io nella mia visualizzazione avevo messo io che alla mia ex di allora, ora c'è mia moglie che sta riprendendo, mia moglie è la ex, tranquilla. L'ex di allora dicevo, ah, non vado più al militare, no, che l'abbracciavo e quindi tutto attraverso i cinque sensi e tutto quanto. Ovviamente facevo anche delle cose concrete, dopo i famosi 4 rinvii che potevo fare per motivi di studio, provai a fare anche una serie di richieste proprio di esonero e ovviamente ero attaccatissimo a questa cosa, per me non andare a militare era molto importante. Ma cosa importante che tu devi sapere, che al militare, anche se almeno all'epoca non hai una gamba, sei mezzo morto, respiri a malapena, comunque ti chiamavano. Io avevo un amico con il ginocchio veramente frantumato e a lui l'avevano chiamato e gli hanno detto ti opereremo all'ospedale militare, quindi comunque il militare ti chiama lo stesso, devi essere veramente ridotto a una merda per non essere chiamato a fare il servizio di leva, parlo all'epoca della leva obbligatoria. E quindi ovviamente tutte le carte che mandavo questi mi rifiutavano, io mi accanivo ancora di più, mandavo altre carte, zero. Ogni volta mi dicevano i documenti sono insufficienti, noi proseguiremo con queste carte, se non ci manda altri documenti noi manderemo tutto a Roma e lei poi sarà chiamato d'ufficio a fare militare. Va bene. A un certo punto mi rompo i coglioni, dico basta, io non ne voglio più sapere un cazzo, quindi ho detto chiamatemi, quindi non ho più mandato carte, c'è un po' d'ombra perché siamo in un tunnel, non ho più mandato carte e aspettavo semplicemente la chiamata. Passano i mesi, quindi distacco totale, per chi ha letto il mio libro Legge della bipolarità fondamentale, e quindi consiglio poi alle persone a leggere. A un certo punto squilla il telefono, mia madre mi dice guarda Enzo, vieni a Bari, capitineria di porto, ha detto che non fai più militare. Io ho detto mamma, ma che cazzo stai dicendo, chissà che cosa cazzo ti hanno detto al telefono e tu hai capito che non devo andare più al militare. In realtà poi vado lì, adesso sono a porto per le lunghe, vado alla capitaneria di porto, mi portano a questo ultra mega ammiraglio con 3000 lustrini, medagli, cazzi e mazzi da tutte le parti, questo mi fa, ah lei è Fanelli, no niente, lei non fa più militare, firmi qui. Io rimango così e alla fine mi avvicino a uno e gli dico scusate ma che cazzo è successo, no? Era lì un ragazzo, un marinaio, mi fa lei non ci ha mandato più le carte. Insomma, lui non me l'ha detto bene cosa è successo, ma l'avevo intuito e ho capito che alla fine si sono intrippati loro, si sono incasinati, non hanno più spedito le carte a Roma, da quello che io penso aver capito, Roma di default ha mandato l'esonero perché non ha avuto più notizie di me. Ora, questo è un
esempio di manifesti in uscito. Quando è che non si manifestava? Quando io ero troppo attaccato alla cosa, per cui metaforicamente come quando tu tieni attaccato a te l'obiettivo che vuoi manifestare. Quando poi mi sono rotto i coglioni, basta, 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 boom, l'ho lasciato andare. Quindi questo è importante, questo è un esempio di quando i manifesti funzionano. Ovviamente nei manifesti ci sono tanti ingredienti, cosa devi visualizzare, l'emozione, tutto quanto. Poi io lì ti consiglio 9,80 euro, per non parlare che poi l'ebook costa manco 5 euro, la mente quantica. E a tutti quelli che dicono, ma tu ce l'hai con quelli che fanno di questo un business, ma io ce l'ho con quelli che poi ciulano migliaia e migliaia di euro alla gente. Ora per 5 euro l'ebook, la mente quantica, veramente tu hai in mano tanta roba e anche la possibilità di scrivermi e di chiedermi anche cose privatamente tramite posta. Ora, questo giusto per chiarire qualche deficientao che si diverte a dire che io ce l'ho con i guru dei noi altri, ma i guru dei noi altri hanno un'impalcatura commerciale da multilevel che fa paura sulla spiritualità. Probabilmente qualcuno che mi ha mosso questa cosa gli vede che si gli brucia il culo, perché forse si è sentito chiamato in causa come guru dei noi altri. Va bene, a parte questa piccola polemica, però è bene essere spirituali, però va anche bene ogni tanto dire la propria. E ti auguro veramente di manifestare la vita che hai sempre desiderato. Io ti mando un abbraccio grande, se il video ti è piaciuto metti mi piace e ci vediamo al prossimo video. E ti ricordo che ogni lunedì e ogni mercoledì io pubblico sempre nuovi video, quindi ci vediamo presto, un abbraccio, un bacio e ciao!